Ciao ragazzi, oggi vi racconto di quando ho fatto a botte dentro lo spogliatoio del calcio. Ma prima di tutto, sigla! Ho giocato a calcio da quando avevo all'incirca 7 anni fino a che non ho avuto 17 anni. Poi ho smesso di giocare a calcio e mi sono dedicato interamente al pugilato. Quando giocavo a calcio facevo anche pugilato, quindi ho sempre fatto due sport da sempre. Io sono cresciuto nella palestra di pugilato di mio padre e quindi mi sono sempre allenato con il pugilato, però appunto ho giocato tantissimo anche a calcio. Questa cosa che vi sto per raccontare mi è successa quando avevo 15-16 anni. Era un periodo in cui stavo giocando molto bene, considerate che addirittura ero stato chiamato a giocare con la categoria superiore nella mia squadra. Io ho giocato tantissimi anni qui a Santa Marinella e poi ho giocato anche un piccolo periodo con la Viterbese, però ero nelle giovanili. La Viterbese all'epoca era nella Serie C1, quindi era una squadra di professionisti. E io stavo con il settore giovanile, quindi giocavo nei juniores nazionali. Però ragazzi, più che giocare in quel momento con gli juniores nazionali della Viterbese, diciamo che ero più che altro in osservazione, sono stato un periodo agganciato con loro, però è stato il periodo più sfortunato, diciamo, della mia carriera calcistica perché è combaciato proprio con una grave distorsione che ho avuto nei momenti in cui stavo ancora a Santa Marinella. Poi ho ricevuto questa chiamata, sono andato per diversi mesi a Viterbo, diversi giorni appunto a giocare con questa squadra, però ero nel mio periodo peggiore e quindi andò male. Fu comunque una bellissima esperienza, ma torniamo allo spogliatoio delle botte. Cosa accadde, ragazzi? Chi non ha mai giocato a uno sport di squadra, chi non ha mai fatto sport quando era piccolo, sa benissimo che comunque negli sport di squadra anche può starci un po' di nonnismo, può starci un po' di combriccola che si forma e magari ci sono degli elementi che possono fare, tra virgolette, un po' di bullismo verso la parte, diciamo, minoritaria. Io non ero uno di quelli che stava nella parte minoritaria, diciamo ero il capo bulletto, però ero un bulletto che non andava a pestare i piedi ai più deboli, anzi, finché, diciamo, il bullo capo ero io. Nella mia squadra, qui a Santa Marinella, ero con gli juniores, si respirava un'aria tranquilla anche nello spogliatoio. Lo spogliatoio negli sport di squadra è fondamentale. E quindi era tutto tranquillo. Io ero il capo, diciamo, sotto c'erano i sottocapi e poi c'era la parte che veniva bullizzata, sarebbe stata bullizzata appunto qualora ci fosse stato un capo cattivo, tra virgolette. Queste dinamiche, comunque, ragazzi, sono riscontrabili anche nei testi di psicologia, perché si formano proprio delle dinamiche appartenenti al branco. Ecco, nel branco c'è sempre qualcuno che detiene un pochino il comando, ecco. E quello ero io, in effetti ero anche il capitano della mia squadra. Cosa accadde poi? Perché si ruppe questo incantesimo? Perché venni chiamato a giocare con sempre la squadra del Santa Marinella, però quelli più grandi. E quindi venni trasferito in altri allenamenti, in altre partite, non facevo di fatto più parte della mia squadra. Accadde che giocavo con quelli più grandi, andava bene, andava male, erano tutti molto più sviluppati fisicamente, quello era un periodo nel quale c'era gente che c'era la barba, gente con i peli sul petto, gente che non aveva né la barba né i peli sul petto, bassa ancora, con la muscolatura un po' in formazione e io facevo parte proprio di quelli che ancora non erano proprio sviluppati. E quindi, diciamo, ho sofferto un pochino questo trasferimento, anche se me la cavavo a giocare, comunque la forza fisica un pochino mi faceva sentire proprio un pesce fuor d'acqua. Quindi da lì a un paio, 3 mesi, ho deciso di tornare con la mia squadra. Parlai con i mister, nel calcio l'allenatore si chiama mister. E allora decisi di tornare con la mia squadra. Cosa accadde, ragazzi? Che nel momento in cui sono tornato nello spogliatoio, nel momento in cui sono tornato nella mia squadra, era cambiato qualcosa. Veramente riconoscevo negli sguardi delle persone, negli sguardi di quelli che erano i miei amici, il mio gruppo, il mio branco, come un po' una sorta di ma tu però ritorni adesso, te ne sei andato, ci hai lasciati, insomma, non è che era proprio una situazione come l'avevo lasciata. E questo si palesò da subito. Io in effetti,
prima c'era una certa confidenza, potevo permettermi anche di richiamare, tra virgolette, i miei compagni quando qualcuno non si allenava al massimo, quando qualcuno saltava gli allenamenti, durante le partite, insomma ero abbastanza il regista, però questa cosa appunto quando sono ritornato era già cambiata. E allora cosa accadde? Accadde che aveva preso il comando un altro ragazzo. E questo aveva preso il comando, ma era un po' più cattivo di me, diciamo, era un comandante che un po' bullizzava, era un comandante che un po' non è che si faceva solo rispettare, ma era un pochino anche cattivello. E quindi la prima cosa che fece per consolidare il suo comando è stata quella di, tra virgolette, aggredirmi. E in effetti, nel momento in cui sono ritornato nella mia squadra dei più piccoli, di quelli dell'età mia, coincise proprio con una partitella che facevamo una volta a settimana, come nel pugilato si usa fare lo sparring. Quindi ci fecero fare questa partitella, eravamo noi contro di noi, eravamo tantissimi a giocare. E allora che accadeva? Che lui mi entrava sempre duro. E una, e due, e tre, a una certa ho fatto, oh, ma che stai a fa'? Ma tu tanto sei raccomandato, tu di qua, tu di là, perché aveva rosicato, c'era rimasto male che io ero stato chiamato con quelli più grandi e lui no. E allora diceva, no, perché tanto tuo padre ha pagato il mister di quelli più grandi per farti andare, tuo padre di qua, il merito non è il tuo, insomma, non ci stava. Al punto che io ho fatto, senti, è stufato con sta storia, eravamo quasi già arrivati a scontrarci, lui venne e mi diede una pappina in faccia. Io non me l'aspettavo, anche perché lui era uno dei miei migliori amici, cioè era stato fino a quel momento il mio amico da quando eravamo addirittura più piccoli, che stavamo all'elementare insieme, abbiamo fatto asilo, elementare insieme, nelle medie ci eravamo divisi ognuno in classe sua, però giocando a pallone insieme, appunto, che poi tra l'altro ce l'avevo fatto venire io a calcio, eravamo comunque sempre rimasti insieme. E proprio lui mi diede una pappina, io non me l'aspettavo. Mi diede una pappina, io avevo le scarpe con i tacchetti, stavo ancora nel campo. La prima cosa che ho fatto non era andare con le mani, non mi andava di fargli così male, gli ho dato un calcio con i tacchetti qua. E quindi lui c'aveva una bella strisciata dei tacchetti qua. Ci hanno separati, io però dico ok, questa cosa la devo risolvere nello spogliatoio. Finiamo la partita, torniamo nello spogliatoio, ci spogliamo, io mi sono fatto la doccia in maniera abbastanza veloce, avrei potuto anche picchiarlo perché io avevo fatto la doccia in maniera molto rapida, lui ancora si stava facendo la doccia, io avrei potuto, diciamo, avere un vantaggio, ma non sono una persona sleale, quindi io ho detto guarda che adesso, appena, mentre mi facevo la doccia, ho detto appena finiamo la doccia risolviamo sta faccenda. Nel frattempo gli altri erano tutti zitti, erano zitti lì in attesa. Non so se avete mai visto nei film americani che si forma il circoletto. Ecco, stiamo per arrivare a quel momento là. Insomma, mi faccio la doccia, mi vesto, lo aspetto, si veste, gli altri erano tutti lì in silenzio, religioso silenzio, proprio non volava una mosca nello spogliatoio. Gli ho detto, allora adesso, ridammi uno schiaffo se c'hai coraggio. Insomma, la prima cosa che ha fatto, pa, mi ha dato uno schiaffo. Al primo schiaffo che mi ha dato, ragazzi, era il secondo schiaffo che mi dava. Io me lo so preso, eh. Gli ho dato un destro, qua, bocca dello stomaco. Ma perché? Perché non volevo fargli male. Cioè, volevo fargli male, volevo dargli uno stop definitivo, ma non volevo rovinarlo. Gli do questo destro secco, fortissimo, girato qui, si spegne, si accascia. In quel momento l'ho preso, l'ho proiettato per terra, con molta semplicità, era un po' più grosso di me, era uno di quelli che aveva già un pochino più sviluppato, però ragazzi, un destro sulla bocca dello stomaco veramente mette a nanna tutti. Quindi l'ho preso, l'ho appoggiato per terra, mano nei capelli, allora che facciamo? Basta, basta, così. Stop, mi hanno sospeso 2 settimane, perché poi nel frattempo sono entrati i mister, mi hanno visto che stavo in quella situazione. Insomma, mi hanno sospeso 2 settimane, ma dopo 2 settimane sono tornato ad essere il capitano della squadra. Perché, ragazzi? Non perché ho dato un pugno sulla bocca dello stomaco a un mio amico, insomma, ma perché ero veramente uno molto attaccato alla squadra, ero anche molto dispiaciuto di quella faccenda, però poi l'ho dimostrato nel tempo, perché sono comunque andato ad allenarmi, non mancavo le partite anche se ero sospeso dalla squadra. Ovviamente poi mi hanno riaccolto, anche perché
I mister sanno benissimo come funziona all'interno degli spogliatoi. Appunto, si forma il branco e nel branco c'è sempre quello che deve un pochino, tra virgolette, dirigere l'orchestra, deve dirigere lo spogliatoio. Comunque, questa storia è finita qui, ragazzi. Se volete altre storie, perché ce ne sono altre, qualcuna anche un po' peggio di questa, scrivetelo nei commenti. Se qualcosa non vi è piaciuto di questa storia, scrivetemelo nei commenti. Ovviamente, ragazzi, io sono per la legittima difesa, non ho mai e vi garantisco mai alzato le mani prima che quell'altro mi abbia alzato le mani. Quindi la legittima difesa è un conto, l'aggressione è un altro conto. Quindi mai aggredire, sempre difendersi, se possibile difendersi con le parole. Al prossimo video, ragazzi.